Ci siamo trovati a riflettere alla vigilia di quest'ultimo realtà aumentata sull'opportunità o meno di, proprio di proseguire il nostro percorso. Perché per la prima volta probabilmente ognuno di noi poteva anche permettersi la prospettiva di un futuro in solitaria. Benvenuti, benvenuti su Soundcheck, benvenuto Samuel, benvenuto Max Casacci, Subsonica qui con noi per parlare dell'ultimo album e del nuovo tour in partenza. Realtà aumentata, è passato un mese e mezzo circa dall'uscita, soddisfatti, reazioni, feedback? Beh, direi molto positivi, siamo stati colpiti da un abbraccio molto, molto caloroso e molto forte. Di tutte le persone che in qualche modo hanno ritrovato i Subsonica, forse quelli di un po' dei primi tempi, non tanto a livello musicale perché il tempo cambia, la musica cambia, anche noi siamo cambiati, ma tanto quanto per l'attitudine alla scrittura. Una scrittura che in questo album è stata forse tra... questo è un album forse tra i più corali di quelli che abbiamo fatto. E in un gruppo che alla nostra età, siamo abbastanza longevi, diciamo è un bellissimo risultato. Percorrere tante strade, cinque personalità diverse, ma quando l'entità chiama diventate una cosa sola. C'è stata anche una riflessione su quello che eravate stati, su quello che eravate, se era il caso di continuare oppure no. Che cosa gli ha dato la spinta? Beh, quasi 30 anni di storia, ovviamente le oscillazioni sono state molto ampie. Ci siamo trovati a riflettere alla vigilia di quest'ultimo realtà aumentata sull'opportunità o meno di proseguire il nostro percorso. Perché per la prima volta probabilmente ognuno di noi poteva anche permettersi la prospettiva di un futuro in solitaria. Ed è stato proprio questo, paradossalmente, a creare quel legame, quel senso di necessità di non abbandonare una storia di lungo corso, ma soprattutto di non abbandonare quella che è la dimensione che ci ha tenuti uniti per tutti questi anni, che è proprio la dimensione di palco. Quindi, per quanto riguarda le dinamiche interne, diciamo che il video di Pugno di Sabbia con Ring non è, cioè non c'è nessuna metafora dietro, ecco, le vostre relazioni, le vostre... Beh, il Ring è un po' la metafora del palco. C'è un luogo di estrema fisicità, è un luogo di costante sfida, dove comunque a volte si può anche finire a tappeto, ma dove ci si deve sempre rialzare. La marcia d'avvicinamento a questo disco è partita forse da Venezia, dalla Mostra del Cinema, da Adagio. Ecco, vorrei. È stato quello il primo passaggio e è stato quello il primo passo, diciamo, verso. Fare una colonna sonora ti libera da ogni costrizione discografica, nel senso non devi pensare a strofe, ritornelli, non devi costruire una musica che in qualche modo poi andrà giudicata da una classifica. Questa roba qua ci ha aiutato tantissimo, innanzitutto ci ha convinti del fatto che i Subsonica dovevano assolutamente continuare, non potevano cessare il proprio percorso, ma soprattutto ci ha liberato dagli schemi discografici delle canzoni. Questa partenza per noi è stata molto funzionale per la riuscita di quest'album. Il 22 marzo esce un EP di Universo, remixato, anzi vari remix, a cui poi è legato tutto un progetto che vi chiederei di esporre. Allora, Universo è probabilmente un po' il cuore pulsante di Realtà Aumentata. È il brano più collettivo, è il brano che nasce proprio da questa condizione che abbiamo cercato durante la scrittura dell'album, di non predeterminazione, nel senso che nessuno aveva una linea melodica, nessuno, c'era solo questa idea, questa texture di busta che sembra presa a prestito dalla musica di Steve Reich, comunque sembra provenire dalla musica d'avanguardia,
a cui è stato subito applicato un beat un po' dance, con però questa idea di fuga orchestrale. Abbiamo messo insieme diversi elementi che solitamente non convivono nello stesso brano. Sulla parte melodica abbiamo tra l'altro lavorato moltissimo io e Samuel, addirittura a spostare delle note creando degli intervalli anche sul filo della dissonanza per rendere tutto più magico. Ecco, tutto questo impasto di suggestioni, tutta questa sorta di arte combinatoria racconta perfettamente che cosa sono i Subsonica nel 2023-2024, ma soprattutto metteremo a disposizione i file, gli stems, cioè il pezzo suddiviso per strumenti, presso chiunque abbia voglia di misurarsi in solitaria con un proprio remix, che poi per tutta una serie di proposte che potrebbero arrivare, che noi valuteremo e che voi eventualmente riposteremo. Nella marcia di avvicinamento a questo disco mi risulta che c'era stata anche un'ipotesi Sanremo. Per le band è ancora quel palcoscenico, ha ancora un peso oppure no? È un palco da sempre importante. L'errore è quello di andare a partecipare a un evento del genere con una grossa che ha un'enorme capacità mediatica, senza avere un'idea precisa, senza avere un brano che rappresenti alla perfezione te stesso. Però quando si riesce, quando passa il messaggio, quando arriva la cosa, ha un'enorme capacità, un enorme potere. Andare a usare quel palco per raccontare se stessi ancora oggi può essere molto, molto potente, molto importante. Andare a farsi usare da quel palco potrebbe essere anche inutile, a volte anche abbastanza, può far più male che bene. Nella prigione di un corpo che non è quello che sei. Una curiosità, la canzone che avete in mente e in testa in questi giorni? Io ne ho due, una di un giovane collettivo di Napoli, si chiamano True Collected, che sono ragazzi e ragazze di 20 anni, che hanno fatto uno dei dischi più significativi del 2023, si chiama Il Grande Fulmine. C'è un pezzo che si chiama Musica di Merda, che mi è rimasto appiccicato. E poi ho avuto la fortuna di sentire in anteprima il nuovo album di Cosmo, e a un brano che penso che diventerà un singolo davvero molto 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 potente, e mi ci sveglio, ce l'ho appiccicato. Io ogni mattina mi alzo con qualcosa di diverso, nuovo, amo stupirmi. E, per esempio, ieri mattina mi sono alzato con il primo disco di Bob Dylan, chitarra e voce, acustico, e ovviamente i testi, i titoli non me li ricordo assolutamente. E, però ultimamente sto riscoprendo una certa musica elettronica degli anni 90, sto riascoltando molto i Massive Attack. Ultima cosa che vi chiedo, Max, se non avessi fatto il musicista? No, non me lo sono mai chiesto, perché la musica, già da quando, insomma, nelle difficoltà dell'adolescenza, è sempre stato il mio strumento unico, forse, di relazione con il mondo. L'idea che avrei potuto fare il musicista era un'idea completamente strampalata e irrealizzabile, non c'erano neanche dei modelli di riferimento nella Torino di quegli anni, però è l'unica cosa che io abbia sempre voluto fare, quindi farei fatica a immaginare qualcosa di diverso. Se mi fosse capitato di non fare musicista, avrei sul momento inventato qualcosa, però non mi sono mai dato un'altra via di fuga. Grazie. Grazie Samuel, grazie Max. Grazie. In un collasso di luce.